qualche giorno fa era deliberato che la quota di partecipazione pubblica scende al 38%. Di ERA. Scende? Al 38%, è una delibera del CDA di ERA, quindi presto probabilmente arriverà anche qui da noi. Questa cosa è gravissima, perché loro deliberano che la quota pubblica scende da statuto al 38%, dichiarando che la governance comunque rimane nella parte pubblica, ma di fatto già non è così. E poi diminuendo ancora la quota pubblica, il rischio è certo la direzione che sta prendendo. Quindi sicuramente questa cosa arriverà anche da noi, a Marche Multiservizi, vi dicendo. Dell'altro giorno c'era sul Sole 24 Ore. È una delibera del CDA di ERA. C'è da dire anche che ci sono le ATO, le assemblee di ambito territoriale, che da noi non funzionano, perché praticamente in teoria sono state costituite per tutelare gli utenti, invece Marche Multiservizi li utilizza per ricattare i vari sindaci, che in teoria, prima di accettare quello che viene discusso in assemblea, dovrebbero rivolgersi al Consiglio Comunale. Invece arrivano lì, gli si propone le cose, gli dicono sì o no, se sì va bene, se no allora non ti finanzio questo, non ti lascio questo. Non funziona così, perché l'assemblea e le ATO sono state costituite da convenzione, da statuto, per tutelare gli utenti, non per tutelare il gestore. Sanità, sei pronto? Sì. Posso parlare? Mi fa niente dire questo. Chi è? Allora, sanità. La sanità è sicuramente uno dei capitoli e dei temi principali, sia locali che regionali. È uno dei temi molto caldi e molto cari per ovvi motivi, sia in termini quantitativi, in termini di parte del bilancio, che in termini di tangibilità, cioè di servizio che noi dobbiamo vivere quotidianamente. La direzione che stiamo prendendo a livello regionale, ma anche a livello nazionale, direi è abbastanza devastante, perché andiamo verso lo smantellamento di servizi e di strutture, cosa evidente con l'ultima delibera regionale del 2013 che ha deliberato la chiusura di tre presidi, e li ha trasformati in case della salute, senza in realtà deliberare esattamente che cosa volesse dire questo essere case della salute. Questa è la situazione. La nostra posizione nei confronti della sanità è che la sanità deve essere assolutamente pubblica, deve essere assolutamente accessibile a tutti e garantita. Quindi la direzione che sta prendendo la sanità è antitetica con questo, perché lo smantellamento dei servizi e delle strutture porta chiaramente la sanità privata a prendere in un certo senso il sopravvento. La logica che sta dietro questo sono fondamentalmente la forte ingerenza della politica, che non consente un efficientamento dei servizi e delle strutture. Quindi come primo punto sicuramente la politica deve fare un passo indietro e lasciare ai tecnici, agli operatori, la possibilità di funzionare. A sottolineare questo possiamo evidenziare il fatto che ci sono delle strutture nuove acquistate che di fatto non lavorano, e la possibilità da parte anche di Marche Nord di far lavorare gli operatori su più turni, ma in realtà è dalla parte centrale che non viene consentito questo. Quindi il fatto di avere delle lunghissime liste d'attesa è in qualche modo un input, perché se non si dà modo di sbloccarle queste continueranno a esserlo. Invece la possibilità ci sarebbe e andrebbe messa in piedi. Dietro questo ci si nasconde dietro la volontà e necessità di risolvere questi problemi tramite la realizzazione e costruzione di strutture nuove. Quindi l'ospedale unico, che non è solo un problema della nostra provincia ma altri, ma in realtà è un finto problema, cioè il problema non sono le mura, ma è l'erogazione dei servizi e la gestione degli stessi. Quindi di fronte alla direzione della costruzione di ospedali unici a livello provinciale, la nostra posizione è di no, perché innanzitutto non c'è una valutazione di costi-benefici ben documentata e valida, e soprattutto perché non ci sono i soldi. Quindi il partenariato pubblico-privato per la costruzione di opere fredde non è assolutamente ammissibile, è assolutamente controproducente, e questo è dimostrato dal punto di vista storia dell'applicazione del project financing o contratto di disponibilità a tutte le opere fredde realizzate. Il Veneto ad esempio è un esempio, la Toscana lo stesso. E c'è un'altra questione, l'ultima, che riguarda l'azienda, l'ASUR. Noi viviamo una situazione di ASUR unica,
e questa ha dimostrato di fatto la sua incapacità, perché governata dal punto di vista politico è molto lontana dal territorio. Ora la valutazione di che tipo di azienda sia più adatta per il nostro territorio va fatta in maniera oculata, perché se da una parte la centralità dell'azienda consentirebbe a livello teorico un risparmio per un'ovvia ottimizzazione dei centri di costo, tutto quello che può essere la gestione centralizzata, di fatto con il fatto che la politica la governa in questo modo è assolutamente lontana e molto più dispendiosa e dispersiva da tutti i punti di vista. Quindi da una parte potrebbe essere fatta funzionare, sicuramente così non funziona, quindi valuteremo se riusciremo a farla funzionare e quindi renderla efficiente, oppure se tornare a aziende localizzate, cioè più distribuite sul territorio. È una valutazione da farsi, perché di fatto ci sono pro e contro, ma così come adesso di fatto non funziona, ha dimostrato la sua totale inefficienza. Alle ASL, tornare alle ASL? Sì, ad aziende territoriali. Oggi le Marche sono un'azienda unica, quella regionale, e questo è assolutamente inefficiente per i due motivi che ho detto: uno, perché non ha ottenuto i risparmi che si volevano, e due, perché è lontana dai territori. Questo è un altro aspetto molto importante, perché comunque la vicinanza ai territori è un valore aggiunto, è la possibilità di far funzionare quelle strutture che oggi non vengono fatte funzionare. Non so se avete domande sulla sanità specifiche. Non vi vengono, dopo. Casomai dopo. Sì.